This is a group show curated by me together with Giuliana Benassi. Brings together the works of six Italian young artists. It is an opportunity for a contemporary international audience to get a snapshot of Italian young artist generation. The show gives back all the energy and the freshness of these young but very powerful Italian artists. With this experiment, we hope that there will be a new focus and new interest in Italian young art abroad, internationally and in Asia. The title of the exhibition, Ineffable Words, wants to recall the artistic process of painting in which the artist can really explain what is unspeakable in any other way. So painting is at the center of the exhibition, is the real bridge between all of artists, and at the same time is like a metaphorical bridge between Hong Kong and Italy. In this vision, the show wants to explain how young artists respond to the current precarious world using experimental pictorial elements instead of words. Per me la natura rappresenta un pretesto, un alibi formale che mi aiuta a riflettere su quello che è la dimensione della ricerca pittorica. In questa fase della mia ricerca la natura e i suoi elementi costituiscono una gamma di possibilità del e nel visibile che appunto mi dà la possibilità quindi di sperimentare
con quella che è la grammatica della pittura. Non è facile individuare quali pittori italiani di tutti i tempi io senta più vicino, anche perché la lista sarebbe lunghissima, molto lunga e dilatata anche nel tempo, sia nel tempo passato che nel presente. Tuttavia, ad ogni modo, per rispondere un po' alla domanda, mi viene di citarne uno, prendendolo un po' come rappresentante, no? Che per me in qualche misura questa figura, questo pittore è capace di condensare il senso più profondo della pittura, almeno che per me ha la pittura, che è ovvero Giorgio Morandi. Per quanto riguarda invece la collocazione della mia ricerca nelle diverse correnti, io non saprei bene rispondere a questa domanda, anche perché sinceramente è una questione di cui non mi sono mai preoccupato fino ad oggi. La collocazione che sento nei riguardi della mia ricerca è quella proprio di individuare qualcosa che va oltre il visibile e che ha a che fare con l'ineffabile. Presente un dialogo con la storia dell'arte e quello che è poi il prodotto della cultura digitale. Le persone in Occidente si recavano nelle chiese a pregare, si confrontavano con i capolavori di Michelangelo, di Raffaello, di Piero della Francesca. Queste opere erano in grado di creare una rottura. E questa rottura permetteva alle persone di connettersi con Dio. E questo era possibile solo a causa dell'immagine. Dopo centinaia di anni, credo che la cosa che più di tutti si avvicina a questo siano gli schermi dei nostri telefoni, perché anche loro sono in grado di creare una rottura con quella che noi definiamo comunemente realtà, e sono in grado anche di stabilire delle connessioni. Per questo nel mio lavoro è presente sia l'aspetto tradizionale della pittura e sia l'aspetto che riguarda il digitale. Nelle mie opere c'è una contrapposizione tra quella che è la matrice digitale, che ha a che fare con la programmazione, con il calcolo, quindi con qualcosa di freddo, di distaccato, e la matrice analogica, che invece ha a che fare con la tradizione, con la pittura, con la materia, con il gesto, con il segno. Nel 2019 ho iniziato a creare un'intelligenza artificiale che ho denominato Vasari, come lo storico dell'arte Giorgio Vasari. Questa AI è stata programmata sul mio immaginario ed è in grado, attraverso degli input che io fornisco, di creare delle immagini digitali, basandosi però sul mio processo creativo e concettuale. Gli sviluppatori del software, che sono
Molin Creative Studio. Hanno quindi programmato intelligenza artificiale seguendo il mio archivio di immagini, che è stata la prima cosa che l'intelligenza artificiale ha rielaborato. I used to right until then I was doing a lot of figurative painting, a lot of paintings that described certain subjects, and I would put them together and I would make associations and put them all together in a painting of found subjects. I took a little break of painting for a little bit. I did video around that time, 2014. Then after 6-7 months, I picked up a canvas again, and I started painting the stupidest thing that I could find, which was a kebab, and it had absolutely zero implications or meanings or stratifications of it. It was just the thing that I used, and this helped me a lot at the beginning when I was trying to find the path. It was the beginning of a journey in some sort of way, because I was very much concentrating on the brush strokes, on the medium itself, on the material, and I was I found it very interesting at that point. There I realized that I could paint anything that had absolutely the most meaningless objects I could find, and in some sort of way, by consequence, meaning would present itself as a sort of accident in some way. Thanks to a traveling fellowship that I was awarded in 2018 from the University of Tufts in Boston, I decided to go to China because I was noticing that a lot of the objects that I paint come from there, are made in China. And so I went there in the region of Guangdong. I went to the city of Shenzhen. I spent a few months there, and a few months in Guangzhou, and I aside from really liking this place, I went there with a whole idea of consumerism. I left with another idea completely, maybe an idea that talks about language, about universal languages, about what you can see in what you can understand of what an object is without being able to read what this object is. And I found this idea of universality. Like a negative process, so I work filling the canvas, and then I work the other way to find the identity of the painting. What is painting to me? Painting is definitely more a struggle to me,
And for sure it is, I don't feel a sense of liberation. Maybe it's more a trap. I was born in Rome, you know. Rome is a chaotic and stratified city because there are lots of ancient monuments and architecture that came from the ground. In my practice, this city gave me an energy that came from below that was waiting to be captured. So I have always let the image come to me. Sometimes they come out from the ground, other time as for the artwork presented in our exhibitions, emerge from the subculture of social media. Every scrolling on Instagram, I think, is gestures of image combinations, a kind of unconscious practice. With the act of painting, I can listen the image better. Sometimes they are clear inside of me, other times more incomprehensible and therefore covered among the stratifications. My work starts from painting, but it doesn't just end with the pictorial work. I imagine my research like a music score with the different elements, just to create differences and notes between them. It's like I'm playing different instruments that compose one symphony that match with my sensibility.